Quarta e ultima lezione, almeno per il momento, su Benedetto Croce, un epilogo, un'appendice di chiarimento, se possibile di approfondimento di due aspetti centrali della sua teoria dell'arte, ovvero il rapporto tra forma e contenuto e al tempo stesso il rapporto tra individuale e universale. Quindi potremmo intitolare questo epilogo l'arte appunto come fusione di forma e contenuto e al tempo stesso di individuale e di universale. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, innanzitutto, cioè il rapporto forma-contenuto, innanzitutto ricordiamo che per Croce il contenuto corrisponde al sentimento che innerva l'intuizione estetica. L'intuizione estetica è un'intuizione sentimentale, è tutt'uno con un sentimento, forse anche con più sentimenti, e la forma corrisponde alla immaginazione, e ovvero all'immagine, appunto alla fantasia che è espressione, quindi poi è tutt'uno con l'espressione, che è espressione, che è manifestazione di uno, forse anche più, sentimenti, intuiti, intuizioni sentimentali. L'aspetto interessante della teoria crociana a questo riguardo mi pare appunto la tesi della, possiamo dire, corrispondenza tra una forma e un contenuto, nel senso che Croce, da quanto credo di aver compreso, sostiene che un contenuto non può, per esempio, no, un sentimento, un contenuto sentimento, non può essere espresso in qualunque forma, ma soltanto in una forma adeguata a quel sentimento, a quel contenuto. Viceversa, una certa forma, una certa immagine, una certa fantasia può applicarsi soltanto a un certo tipo di sentimento o a una certa gamma di sentimenti. In questo senso, forse spero, è più chiara la famosa tesi crociana appunto della unità indissolubile di una certa forma e di un certo contenuto, di contenuto e forma. No, non sono indipendenti, non si possono separare, non sono fungibili l'uno rispetto l'una, la forma rispetto all'altro, il contenuto. Mi viene in mente, no, il concetto weberiano di affinità elettiva, che peraltro è ripreso dal famoso romanzo di Goethe. Weber sosteneva appunto che tra certe idee e certe situazioni materiali della storia vi è una affinità elettiva. Ma forse si può usare anche per interpretare la tesi crociana dell'unità forma-contenuto, ovvero tra ogni forma e ogni contenuto, tra una certa forma e un certo contenuto c'è una affinità elettiva, un'attrazione tale per cui a una certa forma corrisponde un certo contenuto e viceversa. Ok,
Primo punto che spero di aver chiarito. Secondo punto, quello del rapporto nell'arte tra individuale e universale. In questo caso la tesi crociana, lo sappiamo, è che appunto, l'arte è intuizione dell'individuale, quindi le opere d'arte ci rappresentano degli individui, sia nel senso di personaggi, persone, personaggi, ma possono anche essere gli animali delle favole, sia nel senso di eventi, di fatti, di azioni, una specifica azione. Ma questi individui, cioè gli individui artistici, appunto, le opere d'arte, hanno un significato universale, cioè contengono al tempo stesso, addirittura contengono l'universale, addirittura Croce dice sono cosmiche, hanno un significato cosmico. Come si può interpretare? Forse attraverso l'elemento simbolico, cioè il linguaggio espressivo dell'arte è un linguaggio simbolico. Il mondo della fantasia, la dimensione della possibilità fantastica, che è quella propria dell'arte, secondo Croce, è simbolica. L'arte è un linguaggio simbolico. E il simbolo è quel pensiero che nella sua individualità sprigiona un significato universale, un senso cosmico. Per esempio, Ulisse, Odisseo, il Signor Nessuno, è simbolicamente, beh, certo, è lui e ciò che fa, ciò che le storie che di lui Omero canta, sono tutti episodi individuali, particolari, non so, l'episodio della maga Circe che trasforma i suoi compagni in porci, eccetera. Però Ulisse è al tempo stesso il simbolo di ogni uomo e la sua odissea, di ogni essere umano, uomini e donne, e la sua odissea è il simbolo della vicenda esistenziale umana, o forse di come dovrebbe essere, se non sempre è, la vita di ogni essere umano, come un peregrinare, come un allontanarsi dalla propria origine, un peregrinare rischioso, salvo poi ritornare alla propria origine, almeno questo secondo Omero. Poi Dante invece, come sapete, la pensa diversamente, lo fa ripartire e quindi lo fa finire in viaggio, affondare nell'oceano, il folle volo. Bene, ecco, mi viene in mente che poi il fatto che Ulisse e le sue avventure siano universali può trovare conferma nell'Ulisse di James Joyce. Cioè, Joyce è riuscito in un certo senso a ricalcare
le vicende dell'Odissea, a trasformare Ulisse in Mr. Bloom e appunto tutte le varie avventure di Ulisse in avventure, anche se un po' no, molto diverse, cioè dal punto di vista, diciamo così, della loro apparenza, le vicende di Mr. Bloom sono radicalmente, sembrano radicalmente diverse da quelle di Ulisse, ma in realtà le ricalcano, corrispondono. Perché faccio questo collegamento? Per sostenere, non so quanto sensatamente, giudicate voi, per sostenere che appunto le vicende di Odisseo, dell'Ulisse, di Omero, sono universali, tanto che possono essere copiate, seppure sotto diverse apparenze, copiate da James Joyce nel suo Ulisse, e diciamo approfondite o ampliate proprio nel loro significato universale, o proprio dimostrandone la loro cosmicità, la loro universalità. Direi che posso. Ecco, un altro simbolo, un altro esempio, no, la famosa Monna Lisa Gioconda di Leonardo da Vinci, dall'espressione misteriosa, dal sorriso sardonico, da un sorriso dolce amaro, da un sorriso grottesco, cioè tragico e comico insieme, e potrebbe essere il simbolo dell'ambiguità della natura umana, appunto agrodolce, della vita che è agrodolce, grottesca, e quindi in quel viso, in quel sorriso, è condensata, per esempio, no, simbolicamente, l'universalità, dell'ambiguità della natura umana, no? Il fatto che siamo ambigui, i nostri sentimenti sono ambigui, che la vita è ambigua, ambivalente, agrodolce, grottesca. Mi piace ricordare che, per concludere su questo punto, che Croce, no, scrive che appunto l'arte, l'opera d'arte è l'intero universo, l'intero cosmo visto sub specie intuitionis, nella prospettiva dell'intuizione estetica, e quindi del sentimento immaginifico, del sentimento fantasioso, fantastico. Appunto, un'opera d'arte che è qualcosa di individuale, però esprime l'intero universo sub specie intuitionis, no, nella prospettiva, nello sguardo, no? Secondo lo sguardo, con lo sguardo appunto, dell'intuizione estetica, e quindi del sentimento, e quindi della fantasia. Per concludere questa appendice a Croce, mi è sembrato interessante notare che
l'arte in questo senso è simmetrica alla filosofia. Allora ricordiamoci che sia l'arte sia la filosofia rientrano, sono manifestazioni dell'attività teoretica, conoscitiva dello spirito, con la differenza che l'arte è conoscenza dell'individuale e la filosofia è conoscenza dell'universale. Ma in realtà, più precisamente, bisognerebbe dire che l'arte è conoscenza dell'universale nell'individuale, in quanto proprio dell'individuale, e la filosofia è conoscenza dell'individuale nell'universale, in quanto immesso nell'universale, fuso, ma fuso in modo attivo. No, riportato attivamente all'universale. Quindi c'è questa, mi sembra interessante, simmetria, ripeto, arte universale nell'individuale, filosofia individuale nell'universale, perché certo la filosofia, la conoscenza logico-concettuale è una conoscenza universale, ma lo stesso appunto è Croce che lo sostiene, che si riferisce sempre a qualcosa di individuale. No, Romolo fu il primo re di Roma, re è l'universale, ma si riferisce sempre a un individuale che è però fuso, attivamente fuso appunto nel giudizio, in questo giudizio individuale, fuso riportato all'universale e quindi poi conosciuto attraverso l'universale. Dunque, tutta l'attività, tutte le due modalità dell'attività teoretica o conoscitiva sono comunque basate su la dialettica di individuale e universale, giocata, semplicemente giocata in due modi diversi, in due forme diverse, nell'arte e invece nella filosofia. Bene, that's all folks today. Alla prossima.